Torniamo in diretta e dopo aver ascoltato questo splendido brano eseguito da Alice, un altro brano del maestro Battiato, Summer of Solitary Beach, adesso introduco il secondo ospite. Lui è una persona che apprezzo molto, sia per le qualità umane, non comuni nel mondo del teatro, e naturalmente per il gran impegno che mette nel suo operato, sia di direttore artistico che di attore. Oggi parleremo di uno spettacolo che lo vedrà coinvolto dal 1 al 3 giugno, quindi da martedì a giovedì al Teatro dei Serbi, scritto e adattato da quel diavolaccio di Leonardo Buttaroni, regista tra l'altro di un cult teatrale come I 39 Scalini di qualche anno fa. Spettacolo che sarà una commedia horror dal titolo Dracula Crazy Reading. Ne parliamo naturalmente con Marco Zordan. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno caro, grazie. Eccoci, allora, Grazie delle parole. ma ci mancherebbe, sono tutte strameritate. Allora Marco, tu naturalmente in questo anno e mezzo, nonostante siamo stati tutti buoni e calmi, tu non, qualcosa, non ti sei fatto mancare nulla, no? No, diciamo Sotto che abbiamo avuto. tanti fronti, voglio dire, anche personale, familiare. Sì. Diciamo che abbiamo tentato di percorrere qualsiasi, diciamo, spiraglio minimo di luce che potevamo Certo. intravedere tra una piega di un decreto e l'altro. E tutto questo, insomma, perché comunque diciamo che crediamo che dimostrarsi positivi, dimostrarsi, diciamo, con un ottimismo, poi tanto ovviamente è sempre un realismo della situazione che non vogliamo non guardare, ma c'è. Assolutamente. Però crediamo, insomma, che comunque abbia delle forze attrattive, questo, insomma, attragga sia, insomma, che dall'altra parte che vede in noi, diciamo, in noi artisti a volte anche una possibilità di fuga, una possibilità di, come si può dire, di alleggerimento, no? In Certo, questo certo. momento, e a volte anche insomma, dal punto di vista artistico, il fatto comunque di vedere che qualcuno insomma, va avanti nonostante tutto, sicuramente crediamo, dia coraggio, ma poi ci dà coraggio fondamentalmente a noi, quindi lo facciamo insomma, anche per puro egoismo, ecco. Allora, senti, io appunto, come ho detto nell'introduzione, praticamente da domani tu sarai in scena al Teatro dei Serbi con questo commedia horror che tra l'altro non è una novità, no, per Leonardo Buttaroni, insomma, visto che io ho citato i 39 Scalini. Sì, diciamo che appunto da qualche anno Si a questa inserisce un po' in parte. quel filone, voglio dire. Sì, da qualche anno a questa parte diciamo che appunto con compagnie, che la compagnia, cioè Leonardo, Diego Geni, Jeffrey Mohammed, Alessandro Di Ciampino, Somma. Cesirillo, Ermenegildo Marciante, Paolo Carbone, diciamo da qualche anno a questa parte abbiamo preso un po', ci piace insomma proseguire questo filone, diciamo che prende in giro il genere e siamo passati appunto dal Noir 69 Scalini, abbiamo fatto Lucio in Bella Ribalta, Come no, che certo. diciamo, prende appunto spunto da figure che possono essere diciamo, i vizi e le virtù, no? Di qualsiasi situazione di spettacolo dal vivo e poi questo che diciamo, è un divertimento che Certo. abbiamo portato in scena in streaming a marzo e che adesso appunto per questa riapertura che insomma Stefano Maravante è un altro che insomma, Direttore del Teatro dei Servi. Bravo. ha sempre molto coraggio, sì, che è stato di Serbi, ha sempre molto coraggio per creare nuove compagnie, nuova drammaturgia e insomma è sicuramente un punto di riferimento per questo a Roma e quindi insomma ci ha colto, per questo insomma un po' un Meritatamente, visto divertimento. anche i successi delle precedenti stagioni, voglio dire, insomma. Esattamente, Sì, poi diciamo noi eravamo in scena quando tutto è successo, insomma quindi era esattamente. Senti, sì, allora eravamo noi. cerchiamo di raccontare un po' in pillole questo spettacolo, insomma, un po' per accattivare il pubblico. Di cosa si tratta esattamente? Che già sento Dracula, già. Tutto parte logicamente dal libro di Bram Stoker, ma poi logicamente è messo in scena in maniera scansagnata come Certo, nostro come solito. vostro cifra E stilistica. questa volta proprio con i copioni in mano e con soprattutto con un mezzo busto, nel senso che noi ci si vede come se fossimo appunto in un fumetto. E quindi, insomma, come al solito usiamo
insomma, mostriamo lo scheletro di tutto quello che è la costruzione, diciamo, anche scenografica, anche di tutto il parrucco, proprio perché comunque, diciamo, ci teniamo a sottolineare quello che è il gioco, no? Comunque non mancheranno le gag, naturalmente. Ah no, quelle proprio no, quelle sicuro, insomma, che le troverete proprio agli E ordini. quindi tempi E comici assolutamente ristretti, velocissimi, ribaltamenti, è un po', insomma, è la cifra che vi caratterizza nei vostri spettacoli, insomma. sì, è il racconto di Dracula come, diciamo, Cantoga non l'avrebbe mai scritto. Ah, appunto, appunto. No, poi io Esatto, il ho contrario. definito Leonardo Buttarone un diavolaccio, quindi ci sta bene. Sì, ormai si è lanciato verso insomma, questo stile che sicuramente, diciamo, in Italia è un po' mutuato da tutto il mondo anglosassone, quindi le Certo, è frasi vero, è vero. proprio, Da, cioè, tra l'altro, sono insomma, lunghi. oltretutto sono spettacoli che ti vedono coinvolti già da anni con Che disastro di commedia, no? Insomma, tanto per citarne. Sì, infatti tutto quanto il Insomma, mondo che viene dall'Inghilterra è interessantissimo, poi tra l'altro ha esattamente. fatto anche la regia di tutto Shakespeare in 90 minuti, Come quindi no, tutto questo mondo divertentissimo. del teatro che comunque mette in luce quello che sono appunto gli schemi senza, diciamo, levando un po' una patina, diciamo, una patina pettinata a queste Sì, un po' situazioni autoreferenziale a volte, insomma. e rendendole insomma comiche. Senti, e questo è per quello che ti riguarda come attore. E poi naturalmente tu stai lavorando indefessamente anche come direttore artistico del Trastevere, Marco. Sì. Proprio oggi abbiamo iniziato, diciamo, la seconda fase di Germogli, che è appunto questo progetto che stiamo Certo. facendo di residenze e poi restituzioni per, diciamo, aiutare le compagnie in questo momento a riavviare il loro lavoro, il loro percorso di ricerca, tanti, diciamo, progetti che erano rimasti lì nel cassetto, insomma, oppure nell'hard disk, e invece in questo modo si riescono a stare fuori, e proprio oggi abbiamo cominciato con il collettivo S, e sui social, insomma, se andate poi lanciamo anche degli input sugli E poi spettatori, naturalmente immagino che tu molto. stia, insomma, già lavorando alla nuova stagione del Trastevere. Sì, recupereremo tutti gli spettacoli qua, tutti gli spettacoli che sono saltati e poi Qualche integrazione, andiamo. insomma, ecco. Sì, e poi attendiamo notizie, contatti, tutte le persone che abbiamo conosciuto, Certo, per rilevare certo. praticamente telematica in questo anno Per e mezzo. definire bene il cartellone, quindi poi ci sarà la conferenza stampa, che Sì, insomma. e poi insomma A a settembre settembre, esatto, sì. certo. Anche perché sai, di questi tempi sapere quando si sarà di noi a settembre, insomma, è quello È già che troppo in là, conta. tu dici, insomma. Andiamo con prudenza, insomma, no? Sì, Insomma, adesso anche. lavoriamo anche per l'estate, vediamo un po' se riusciamo a Certo. farci qualcosa. E poi tu sarai impegnato, insomma, sei stato tra l'altro appena sei ripreso, sei stato impegnato con quello splendido testo di Veronica Liberale, insomma, no? Sì, a Bracciano, A insomma, Bracciano, Bracciano. bravo, al teatro di Sì, Bracciano. dove andava spesso anche Rosari perché lui essendo andato sul lago e lui insomma ricercava spesso questa atmosfera che da piccolo insomma le aveva tanto ispirato e quindi insomma lo riproveremo forse nella stagione prossima anche a Capranica e insomma Bene. tante Beh, un cose testo estremamente che poetico, devo dire, quello, eh? sì, Dove tu sei assolutamente assolutamente un Rodari credibilissimo, caro Marco. ti ringrazio. E allora, Marco, io intanto ti ringrazio del tuo intervento, ti ho sottratto magari agli Grazie impegni familiari, e allora, a te. Ah, scusa se c'è stato un po' di confusione, no, insomma, ma figurati, è chiaramente. piacevolissimo, ma ci mancherebbe altro. E allora ricordo che da martedì, cioè da domani, Domani. 1º giugno fino a giovedì 3, Prego. Marco Zorda sarà impegnato con Dracula Crazy Reading, un testo scritto e adattato da Leonardo Buttaroni con Alessandro Di Somma. Vuoi ripetere anche tu il resto della compagnia? Certo, insomma, Diego Migeni, Ermenegildo Marciante, Yasser Mohamed, Matteo Cirillo, Paolo Carboni alle scene e Leonardo Buttaroni alla regia La regia, e alla musica. naturalmente, insomma. E allora, Marco, grazie di cuore, naturalmente, buon lavoro e io ti Grazie saluto con buon teatro. a te. Grazie, grazie, finalmente. A presto, Marco. Grazie Andrea. Ciao, 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 ciao. E allora, abbiamo sentito Marco Zordan, appunto uno dei protagonisti di questa divertente commedia horror, e adesso